Bella leggenda, io sono Ale e oggi siamo qui ritornati con un altro episodio di Salotto Royale. Sono contento che questa serie vi stia piacendo, quindi ti invito nuovamente a lasciare un bel like, perché vi assicuro che è davvero difficile portarvi una serie del genere, visto che devo fare una sorta di giornalista in erba, perché devo comunque fare 10 punti per ogni cosa. Ma devo dire che mi diverte molto, quindi sono contento di farla. Se ovviamente piace, vedo questo riscontro positivo che sto vedendo in tutti e due precedenti episodi, quindi ti invito a lasciare un bel like. Saprete meglio di me che a breve uscirà il Battle Ram, la rete di battaglia, e probabilmente quando vedrete questo video o sarà iniziato l'evento o starà per iniziare, mentre quando sto registrando questo video ancora non è uscito, quindi potrei fare delle gaffe assurde, ma speriamo di no. Prima di iniziare questo evento, prima di sprecare l'unico vostro tentativo gratuito, o prima di sprecare triliardi di gemme in attesa della vittoria del baule 12 vittorie, secondo me dovresti conoscere queste 10 curiosità riguardo al Battle Ram, se non altro per divertirti insieme a me. Vorrei specificare che questa volta le cose non sono state prese da nessun sito, ma tutti gli esperimenti per determinare le date, caratteristiche e curiosità del Battle Ram le ho fatte da me. Ci ho lavorato tutto il pomeriggio e quindi sono contento di quello che ho fatto. Spero di sorprendervi almeno in qualche punto e ditemi: Ale, sono contento, questa non la sapevo. Quindi almeno una te ne chiedo una. E dunque, senza portarci troppo in chiacchiere, direi di iniziare subito con il numero 1. Ma tu sai che il Battle Ram ha questa nuova abilità della carica, che era già rinomata all'interno di Clash Royale. Abbiamo ad esempio il principe e il principe nero. Ma oggi vedremo qual è il migliore, chi fa la carica più velocemente. Andiamo subito dunque con il video, che ci ho messo davvero anni aerogeologiche, quindi per favore guardiamolo 2-3 volte, perché ci ho messo davvero anni. Vediamo come si svolgerà la competizione. Il timer si attiverà quando il primo riuscirà a valicare il ponte, quindi toccherà il ponte, verrà clonato nel mezzo della battaglia della carica, e poi successivamente il cronometro si stopperà quando la prima unità toccherà la torre. Andiamo subito a vedere quindi la prestazione del Battle Ram. Vediamo 3 secondi, subito va con la carica. Attenzione, un tempo di 6 secondi e 5 decimi. Davvero un buon tempo, devo dire, un buon tempo. Vediamo ora la prestazione del principe. Il principe, che secondo me non si batte, è davvero velocissimo questo ragazzone. Attenzione, vediamolo subito. Vediamo che sta caricando questo golem. Come vedete, il timer parte perfettamente, ho fatto frame per frame. Vediamo subito la carica: 5 secondi e 5 decimi. Ma successivamente, in merito a nuovi test, guardate un po' cosa è scappato fuori. La clone dell'ariete, l'ariete che viene clonato alla fine, guardate, 5 secondi e 4. Quindi diciamo che principe e ariete sulla carica stanno più o meno simili. Passiamo subito alla 2, che dire? Numero 2. L'ariete è l'unica carta capace di caricare all'interno di Clash Royale, a non essere una carta epica. Inoltre è l'unica truppa che genera due carte diverse, tronco e barbari. Solitamente le truppe, pur essendo gruppi di unità, generano una singola unità, ad esempio l'orda di scheletri, l'orda di sgherri. Quindi i barbari e questa sorta di ariete, che potremmo definire quasi come un tronco ambulante gigante. Andiamo subito con la 3. Numero 3. Questa volta vedremo lo scontro della carica contro, questa volta, il principe nero. Abbiamo visto dunque il tempo del Battle Ram, che tra i 5 e i 6 secondi. Andiamo a vedere subito il tempo di carica del principe nero. Attenzione, un po' di nonchalance. Vediamo subito il tempo. Vediamo subito il tempo. Il tempo che parte subito. Vediamo subito. Attenzione, la clonazione: 5 secondi e 5 decimi, esattamente il tempo di prima. Non è precisissimo, ma serve solo a un livello indicativo questa prova. E abbiamo concluso che la velocità di carica di tutte e tre le unità è più o meno la stessa. Quindi il Battle Ram ha esattamente la stessa potenza di carica del principe. Mentre io personalmente credevo che l'ariete fosse più pesante e che quindi avesse una velocità inferiore a quella del principe, che invece mi sembravano delle unità super veloci. Scoperta questa curiosità incredibile, passiamo subito con la numero 4.
L'ariete è la carta con la carica più costosa del gioco. Infatti costa 6, il principe nero costa 4 e il principe costa 5. Quindi è la carta più costosa. Questa carta se la possono permettere solo i più ben agiati. Passiamo subito alla 5 perché abbiamo un altro scontro in velocità davvero epico. Avremo uno scontro in velocità tra principe e ariete. Chi riuscirà a distruggere la torre più velocemente? Il timer partirà solo quando l'unità avrà toccato la torre arciere e vedremo in quanto tempo riusciranno a distruggerla. Vediamo ora la rete che inizia a caricare, il tempo partirà solo al contatto. Eccolo qua, attenzione, c'è la clone subito, vediamo subito il tempo. Attenzione, 3 secondi e 17 decimi. È davvero un tempo incredibile, buttare giù una torre in 3 secondi è roba davvero da poche unità. Una torre in 3 secondi, ragazzi. Andiamo subito a vedere la prestazione del principe, che però penso che distruggerà questa povero Battle Ram. Vediamo subito il principe, vediamo subito che parte con la carica. Ovviamente ritroviamo questo simpaticissimo golem, quindi aspettiamo che distrugga questo simpaticissimo golem. Vai principe, io ho fiducia in te. Depreda questo golemuzzo, depreda. Attenzione, indietreggia, vedete la carica perfetta. Inizia clonazione e vediamo che sta partendo il tempo. Attenzione, partito, vediamo in quanto tempo. Oddio, oddio, un secondo e uno. Un secondo e uno, il principe straccia totalmente in velocità l'ariete. Quindi se parliamo di danni, ovviamente i principi regnano. I principi si confermano la carta con la carica che fanno più danni singoli di tutti. Numero 6, questo è davvero molto interessante se qualcuno sta facendo la sfida e vuole inserire la clone. Vediamo ora la rete come reagisce la clone, visto che è una carta che droppa cose esattamente come lo scheletro. Se voi clonate la rete quando è ancora in versione ariete, creerete un ariete clonato con i due barbari. Se la rete viene distrutto o fa la carica, verranno generati due barbari, ma non saranno due barbari normali come lo scheletro Larry che genera una bomba normale, ma saranno due barbari clonati, quindi con la stessa potenza d'attacco, ma con uno di vita, quindi al primo colpo scenderanno subito giù. Rimane una carta molto interessante da clonare, quindi non sottovalutate la clone quando formate i vostri deck nella sfida Battle Ram. Vedremo ora lo scontro in velocità contro il principe nero. Abbiamo visto che in circa 3 secondi il Battle Ram buttava giù la torre. Vediamo ora la prestazione del principe nero. Vediamo subito lo scontro. Innanzitutto vedete che tarda purtroppo ad arrivare la carica del secondo prince. Vediamo subito che c'è un attimo di ritardo, 4 secondi e 16. Abbiamo visto che in circa 3 secondi il Battle Ram buttava giù la torre. Vediamo ora la prestazione del principe nero. Vediamo subito lo scontro. Innanzitutto vedete che tarda purtroppo ad arrivare la carica del secondo prince. Vediamo subito che c'è un attimo di ritardo, 4 secondi e 16. Se colpisci la rete durante la carica con qualsiasi tipo di attacco, si distrugge, ma i barbari rimangono intatti. Quindi occhio a usare queste scintille, queste carte che hanno danno molto grande. E non pensate di contrastare l'ariete con la palla di fuoco o con il razzo, perché si distrugge solo l'ariete e i barbari rimangono intatti. Allora, uno scontro davvero incredibile. Abbiamo visto che il principe batte in velocità radicale l'ariete. Ora vedremo invece lo scontro ariete principe, sempre in velocità di distruzione, però questa volta i nostri due baldi giovanotti dovranno distruggere un intero raid, quindi dovranno fare 3 corone nel più breve tempo possibile. È una sfida molto interessante. Vediamo prima la rete, vediamo prima coloro di casa. Attenzione, vediamo subito, parte il tempo ovviamente sempre allo scocco della torre. Distrutta la prima torre, siamo a 3 secondi, vediamo che partono i barbari, sono un po' lentuzzi, devo dire, siamo a 7 secondi, 8 secondi, 10, attenzione, la torre sta andando giù, 13 secondi e 3, 13 secondi, una torre buttata giù in 13 secondi. L'ariete è una bestia. Ma vediamo subito come lo fronteggerà il principe normale. Attenzione, clonazione, sta per partire il tempo, parte il tempo. Attenzione, l'abbiamo visto, siamo a un secondo quando distrugge la prima torre. Attenzione, 5 secondi, c'è anche la zap che dà fastidio. Attenzione, incredibile, 9 secondi e 1.
9 secondi e 1. Ragazzi, questo credo sia un record. Ultimo punto, non per importanza, solo il Battle Ram ha la metà dei punti di vita del principe, danno inferiore solo di 50 punti, mentre in danno in carica varia di 50 punti, ovviamente in favore del principe. Hanno entrambi velocità impostata su media, ma anche la velocità di carica la stessa, anche se non sta scritto nelle statistiche, l'abbiamo verificato empiricamente. E quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, mi raccomando un like per vedere un altro episodio di Salotto Royale. Un salutone leggendario a tutti!